Ciao popolo, eccomi qua. Siamo arrivati, eh? Oggi finale di stagione. Manca fare la posta oggi perché, oh, sempre una rasatura, insomma, va bene, ma non è che stiamo a fare cabaret. Barba di 3 giorni. Cercate di dargli un giorno in più perché qui, come al solito, lo sbregolo è grosso. Allora, popolo, tiriamo la corta perché tiriamo la corta. Siamo arrivati al finale di stagione della miniserie e mancava una categoria sola. Io intanto continuo, anzi comincio ad attrezzarmi. Mancava una categoria sola, dulcis in fundo. E tocca a noi, tocca ai brancaleonici, tocca agli sciagattati del web. Mo, dà le istruzioni per l'uso per i brancaleonici. Non è facile, cioè no, è troppo facile, per quello non è facile. Cioè, vabbè, se sei brutto il cervello, aspetta. Blu, contro l'altro gancio e ricominciamo. Nel senso, i brancaleonici sono così evidenti, invadenti, visibili, che vuoi dare istruzioni per l'uso? Che vuoi dare istruzioni per riconoscerli? Ci si sente arrivare da lontano proprio. Quando c'è un brancaleonico nei paraggi, su un forum, su un gruppo, si annusa. Puzzam. No. Annusa perché abbiamo un modo di fare. Troppo sguaiato, troppo esagerato. Io intanto, brancaleonicamente parlando, continuo col sapore mio. Continuo col sapore mio perché, ecco, vedi, pure questa è già un'istruzione. È già un'istruzione per l'uso. Perché un tratto, cominciamo, dai. Tratto distintivo dei brancaleonici, anzi, forse il maggiore, è che il brancaleonico, vero, è quello che deve sperimentare. Tutto di persona. Allora, aspetta, forse c'è da fare un piccolo passo indietro. Intanto il brancaleonico vero è un animale social. È un animale che gli piace fare tante cose, ma non gli piace farsene da solo, in solitudine. Perché il brancaleonico, oltre a fare, deve chiacchierare, deve condividere, deve trovare altra gente, deve cercare di coinvolgere persone. Sì, il Brancaleone, il vero Brancaleone è social. Cioè, che gusto c'è a farsi la barba se poi non la puoi raccontare? Che gusto c'è a trovare una pietra, a provare un'affilatura, a provare un metodo? Se poi non lo racconti. Quindi il vero brancaleonico si compara l'amore, fondamentalmente è così. E questo gli ha sempre procurato storicamente tutta una serie di, no, tutta una serie, fondamentalmente un danno. Perché il Brancaleone, se non parla amore, parla, ping, e via sulle orecchie. Perché? Un altro, ecco, e lì come stanno le sci oggi le istruzioni per l'uso, manco ci avevo pensato. Perché il vero, un altro tratto dei Brancaleonici è che so quella categoria di persone che molto facilmente viene presa di mira dalle altre categorie sui social, mo che siano forum, che siano gruppi, che siano canali YouTube, eccetera, eccetera. Il brancaleonico si riconosce facile, scavezza facile, voce dal coro facile, per cui soggetto da prendere di mira,
molto facilmente, ma noi se ne freghiamo. Oh, allora, prima che continuiamo a dire cazzate, io vorrei un attimo cercare di non scapocchiarmi di nuovo. Quindi aspettate che vorrei veramente a sto giro passarci intorno. C'è la puttana, non ci sono riuscito manco stavolta. Aspettate, ma ci posso lasciare quelli sopra? O ci passo con la mano da assassino? Ah. Insomma, regà, che volete fare? Le ultime rasature stanno andando così, purtroppo. Ecco, ci sono ripassato altro. Vabbè, andiamo avanti. Quindi già vedete che, meno male, un paio di tratti distintivi li abbiamo trovati. Poi, altro tratto distintivo, anche questo parecchio caratterizzante, è che all'utente brancaleonico della situazione gli piace sperimentare in prima persona. Non è che un malfidato, anzi no, 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 Brancaleonico è un puro di spirito, si fida, che però deve toccare con mano, deve provare. Aspettate, eh. Ma ripeto, non per sfiducia. Brancaleone è quello che se voi gli dite, ho fatto affilatura usando questa pietra, mamma mia che bella, come mi sono divertito. Subito parte la scimmia, io se si è divertito lui, mi devo divertire pure io, insomma, voglio dire. Dice perché? Oppure parte al contrario. Cioè, dai, ho usato sta pietra, non mi ci sono trovato tanto bene. E se ci provo io? Dico, fammi vedere se è proprio la pietra o se riesco a fare qualche cosa. Ma questo è tutto, Sapone. Cioè, voi potete dare qualsiasi consiglio in rete. E il Brancaleonico ci deve sbattere il grugno. Dice, guardate, ho comprato questo sapone. Sì, costa niente, però. Guarda, ve lo dico io, non buttate questi soldi perché veramente non vale la pena. Il Brancaleonico. Il sapone se lo va a comprare. Pur sapendo che 99 su 100 sta a buttare i soldi. Però gli viene in mente quel ragionamentino. Cioè, magari ci si è trovato male lui, magari a me, sulla pelle mia funziona meglio. E ci prova. Però capite, non è. Non se sbagliamo. Non è un bastian contrario che voi gli dite bianco e t'ha da rispondere che è nero. No, anzi, forse è lo speranzoso, è il fiducioso. Dico, vabbè, a te le cose sono andate male. Chi lo sa, magari a me vanno meglio. Dai, mettiamola così, no? Il vero Brancaleonico è quello del l'hai visto mai? Cioè, vabbè, male, dai, tutto sommato, che deve succedere? Dai, ci proviamo, male che va, ho buttato i soldi del sapone. Dio, poi buttavo pure i soldi della pietra, buttavo i soldi, perché Brancaleoni ci si è sempre, non è solo con l'affilatura, perché essere brancaleonico significa essere, come si può dire, portatore sano di molti vizi, virtù, sì, magari pure qualcuna, dai, 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 non ci trattiamo troppo male,
Dico, cazzarola, ho salvato tante categorie questi giorni che veramente meritavano il rogo della Santa Inquisizione. Mo se volevamo buttare la luce proprio addosso da soli. E diciamo che tra tanti vizi che ci abbiamo, che siamo chiacchieroni, non ci sappiamo tenere la lingua in bocca, per la battuta noi ci andiamo a rovinare perché quel gusto non ce lo sappiamo perdere, pure qualche virtù ce l'abbiamo. La virtù, che è vero Brancaleonico fondamentalmente, è un buono. Il vero Brancaleonico è l'esatto opposto di un pollicino. Come lo vedete davanti e di dietro. Che poi nel caso mio con questa trippa, come mi vedete davanti, mi vedete dietro. Però il vero Brancaleonico è quello che non soffre di invidia, che se può dare una mano la dà. Io per esempio non sono, quante volte ho detto, non sono capace manco di, potrei manco far commerciante, io mi vergogno, madonna, guardate che cazzo mi sono fatto la collana di perle, quando ci stanno i soldi in mezzo mi imbarazzo. Mi chiedete una cosa, va a vendo perché, cioè, va a vendo, no, va a regalo perché con i soldi in mezzo non sono capace. Però, anche la categoria dei Brancaleonici ho scoperto che riesce a vantare origini antichissime. Ma vedete, questi giorni per farsi video. Aspettate, che ho quasi fatto, così poi non interrompiamo più. Aspettate. Che non mi devo andare a risfreggiare un'altra volta? Vediamo un po', due puntini di barba si tenevo perché veramente mi faccio venire via che qua tra poco. Stavati, quei giorni ho espanso la mia cultura per farsi video. Allora, cerchettò, e vede, ho scoperto che la storia è piena di esempi brancaleonici, e andando e risalendo su agli albori del tempo, ho scoperto che anche i sacri testi parlano dei brancaleonici, così come abbiamo trovato le altre categorie, i testi sacri, i testi antichi. Nel Vecchio Testamento, nel libro della Genesi, no? C'erano i pollicini. Nostro Signore, nella sua infinita lungimiranza e sapienza, t'aveva già inquadrato anche i Brancaleonici. Oh, chiaramente. Sapete che i sacri testi sono tutta un'allegoria, no? Quindi vanno interpretati. Boh, non andate a buttare subito sul Vecchio e Nuovo Testamento per cercare qualche cosa che assomiglia a Branca. Noi ci abbiamo avuto da sempre. Da quando andavamo a catechismo, per studiamo, per fare le lezioni, per la prima comunione, ce l'abbiamo avuto sempre sotto il naso.
la figura di un brancaleonico storico, fondatore proprio della stirpe. E non vi credete che Brancaleone da Noccia è il 1300? Brancaleone da Noccia è il 1300. È arrivato 1300 anni dopo, perché c'è stato il primo brancaleonico documentato all'epoca della vita del nostro Signore. Quindi la vita di uno dei più famosi brancaleonici è riportata, noi sempre perché siamo brancaleonici, il pezzetto di carta igienica, insomma, non mancare, è riportata, stavo dicendo, nel Nuovo Testamento, nei Vangeli. E mo vedo la chicca, e se voi ci pensate, i quattro Vangeli, come raccontano la vita del nostro Signore, è tutta un'allegoria della rasatura. Poi se volete ci ritorniamo. Ma già vi ho dato l'indizio grosso. Allora, Vangeli che raccontano la vita del nostro Signore, che se ne andava a spasso per paese, e si portava appresso questi 12 cristiani. E i cristiani, chi più di loro? Allora, avete individuato tra i 12 apostoli chi è il primo brancaleone documentato della storia? È facile. Perdevo tempo. Il primo brancaleonico citato su testi ufficiali, perché stavolta sono quelli canonici approvati da Santa Romana Chiesa, è Tommaso. Voi ricordate Tommaso, no? Quello che ci dovevano mettere il dito. E non è brancaleonico. Pure lì ci stanno i Vangeli, quelli approvati da Santa Romana Chiesa, ma c'è tutta una serie di Vangeli apocrifi, quindi che parlano della vita di Cristo, però non sono stati presi molto in considerazione dalla Chiesa canonica, e sono stati messi un po' da parte, dice, no, questi no, voi leggete queste altre quattro. Ma in uno di questi Vangeli apocrifi le figure dei vari apostoli vengono, aspettate, io intanto me levo, allora, le figure dei vari apostoli vengono raccontate per bene. Allora, Tommaso chi era? Tommaso era fondamentalmente un rompicoglioni. È uno che parlava sempre, stava e non credeva a niente, va sempre la parola del 9, è quello che era l'unico che parlava al nostro Signore, tutti sì, è l'unico. Ma davvero? Voglio un appulito! Voi immaginatevi l'Arvaro Vitali degli Apostoli, quello che stava sempre. Eh sì, però, no, ci voglio un appulito! Ha dovuto mettere il dito dentro le ferite perché manco ce l'aveva là il nostro Signore. Tutti gli altri, oh Signore, sei risorto, e lui, appet, fammi toccare la ferita! Sì, era un po' di provincia, non era proprio città-centro. Tenevano un po' un accento, un po' particolare. Quindi Tommaso caratterialmente è proprio il prototipo dei brancaleonici. Oh, quello che i sacri testi canonici non dicono è che Tommaso è stato uno dei più grandi, dei primi malati della rasatura. All'epoca c'era tradizionale e moderna, perché ancora non era arrivato il coglionazzo Cicla Bomber, per cui era tutta tradizionale la rasatura. E lui gli piaceva, seguiva Nostro Signore nelle varie prediche, andavano a diffondere la parola, e lui seguiva Nostro Signore con sta pietruzza, questo, perché una ce n'aveva coraccio, erano poveri. Quindi c'aveva sta pietruccia, c'aveva sto rasoietto, e seguì a nostro Signore nelle varie peregrinazioni, eccetera, eccetera. E rompeva il cazzo a tutto il mondo. Fondamentalmente rompeva il cazzo agli altri 11 apostoli.
Oh, e qui capite già una cosa, perché tutte le volte che i 12 apostoli sono stati immortalati, dipinti, disegnati, c'hanno tutti la barba. Perché come poco poco facevano la mossa delle sarse, partiva Tommaso, ci penso io, non ti preoccupate, la faccio io la barba. E ne era capace, perché noi brancaionici così siamo, noi partiamo un quarto, ma te cappellate, ne famo che ne famo. Adesso capite perché. Per cui io dice posso, io tenevo un attimo da parte, e quando rompeva le scatole un po' più del dovuto, ping, arrivava pure qualche coppino dietro la scazzetta. Oh, boh, voi capite che una volta i social non ci stavano, per cui il coppino era reale, era dal vivo, era live. Adesso il coppino si è trasformato nel pollicino, quello che non gli sta bene, rompi le scatole, stai antipatica a qualcuno, più arriva il pollicetto e cerca del bastonare. Per cui voi immaginate questi 11 apostoli, 6 miserie, più Tommaso. Anche perché pure camminando, camminando, solo tenevano sempre un attimo un disparte, anche perché ti faceva una capa tanto, chiacchierava, non si assettava mai. Pure questa è mia. Dice perché? Perché sono Brancaleoni, se mi tiravo fuori oggi, quando mi tiravo fuori? Oh, allora, estati. Voi immaginate questo voraccio che girava con il nostro signore, appresso appresso, con sta monopietra, sto un rasoio, e tutte le volte che si fermavano, il Signore si fermava a predicare da qualche parte, lui approfittava e faceva tutte le provette sue, eccetera, eccetera. Allora, che era rompicoglioni, già ve l'ho detto, no? Voleva sperimentare tutto di persona, voleva fare tutto di persona, e non si fermava davanti a niente. Pensate che in qualche testa è uscito fuori pure che si approfittava dei miracoli del Padre Eterno. Cioè, è così. Uno dei miracoli, che ne so, più famosi, la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Il nostro Signore stava là sul lago di Tiberiade, no? A predicare, qua della sera radunano le folle oceaniche. Cioè, Signore, che gli davano da mangiare? Qui ci abbiamo solo un po' di pane, un po' di pesce. Dice, vabbè, portatemi le ceste, ci penso io. Perché arrivarono, gli portarono una cesta con pane e una cesta con un po' di pesce. Il nostro Signore fece ambale pace, moltiplicazione, e ci fu da mangiare per tutti. Tommaso, quando vide la scena, subito si mischiò in mezzo alla gente, prese una cesta, ci mise dentro l'unica pietra che c'aveva, eppure lui andò da nostro Signore nella speranza di: Signore, moltiplicami pure questa, che mi hanno detto che nell'Oriente, lì nel paese del Sol Levante, ci stanno tante belle pietre, ma costano, noi siamo poveri, non so come potevo permettere. E il Padre Eterno stava alzava la mano per benedire, quando si è accorto che né era pane né era pesce, ma era una pietra, già c'ha la mano alzata, ping, gli ha dato un altro coppino che ha ribaltato 4 volte. Pensate che lui si fermò. Quando uno nasce Brancaleonico, nasce Brancaleonico. Lui approfittava di tutto. Non era riuscito a farsi moltiplicare le pietre. Un'altra volta, quando sempre il Padre Eterno andando, vide che stavano per, come si dice, per lapidare la poco di buono, la meretrice, quella che aveva messo le corna, e dice: chi è senza peccato scagli la prima pietra. E tutti che avevano sta pietra a mano, brum, buttarono per terra e se ne andarono. Tommaso si riunì al gruppo degli apostoli 2 giorni dopo, perché come la folla se levò dalla piazza, raccolse tutte le pietre che nel frattempo erano cascate per terra e se le mise nel panierino e se le andò a provare una per una. Beh, Brancaleonico quello. Ma ce ne possono stare tante. Il nostro Signore gli dava la vita ai ciechi e Tommaso pensava: Madonna, quanto è brutta l'unbedice. Io pure quando affilo
Chissà se riesco a inventarmi qualche cosa per vedere meglio questa pietra. Poi mi disse male, ma ho dovuto aspettare Galileo che si inventò un cavolo di lente fatta bene. Ma Tommaso già ci stava. Tommaso è un irrefrenabile, sì, non è brancaleone quello. Quando nostro Signore camminò sulle acque, Tommaso, Cordidino, dice, se cammina lui, io riesco a farci galleggiare la pietra. E ci provavano, metteva sta pietra sulla e quella gli cascava di sotto. E una volta, due, tre, avviate a cogliere sta pietra, questa gli venne su sporca della fanghiglia del fondo del lago, ma stava per là. Poi vide sta fanghiglia sopra e dice, ma boys, avete visto mai che... E si inventò la filatura a fanghiglia. All'epoca in Inghilterra ancora non dicevano slurry, ancora stavano sulle palafitte. Per cui a fanghiglia. È stato un precursore, un artesignano, è uno così. Poi la più brutta, vabbè, vi racconto solo questa e basta perché mi sto sparando troppo grosso. Io ogni tanto guardo per aria perché prima o poi vedrete zotte la mano di Dio che mi castiga. Ma la più brutta, invece, quando morì il nostro Signore, quando fu crocifisso, ha ricordato la storia, no? Vabbè, fino alla crocifissione ci arrivano tutti, se la ricordavano tutti quanti. Poi che successe? Lo tirarono giù dalla croce, lo seppelliamo, c'era un sepolcro disponibile da quello che si chiamava Giuseppe d'Arimatea, mi pare, reminiscenze, che andò al Sinedrio. Chiese il corpo di Cristo, una cosa un'altra, quindi. E quando gli diede l'autorizzazione, tutti che se davano da fare, chi andò alla croce piano piano a deporre il corpo, chi si procurò il sudario, e un gruppo andò a preparare il sepolcro che stava lì nelle vicinanze, scavato nella pietra. Questo pietrone gigantesco riportato, rotondo, riportato su tutti i testi, fecero errore grave di mannacce pure Tommaso. Dice, vabbè, allora tu e tu andate al sepolcro e andate a preparare. Tommaso quando vide qua la pietra. Madonna la neve. Scappò avanti proprio posseduto, non si sapeva. I compagni continuarono piano piano. Quando arrivarono pure i compagni vicini al sepolcro, trovarono Tommaso sopra il coso, sopra la pietra che chiudeva il sepolcro con il rasoio. Che proprio tutti, Tommaso, lascia perdere quel cazzo di pietra che ci serve! E partì una serie di coppini che si dice che ancora nelle notti di luna piena da quelle parti si sente ululare la voce di Tommaso che strilla per quante ne abbia prese. Boh. Se Tommaso non è l'antesignano dei Brancaleonici, chi è? Perché lì in quel gruppo dei 12 c'era di tutti, c'era il nostro Signore, il vero sapiente. Poi ce ne stavano gli altri che erano i saponi, sapevano, ma non si potevano mai avvicinare alla conoscenza del nostro Signore. Infatti, chi è l'unico che parlava? È il sapiente. I saponi hanno cominciato a parlare dopo. Ce ne stava di tutto. C'erano i pollicini. E Giuda, chi era? Non era pollicino, Giuda o no? C'erano i Brancaleonici, abbiamo appena visto, Tommaso. Ma io vorrei pure dire che c'erano i marchettari, ve lo potrei anche dimostrare. Però veramente ho paura della scomunica che qui sto sparando troppo grosse. Però vi basti sapere questo. Dei quattro evangelisti, in realtà, solo due erano apostoli, seguaci di nostro Signore. Poi ce ne stanno due, Luca e Marco, che invece erano seguaci di
uno di San Pietro e uno di San Paolo, per cui quando hanno scritto, loro hanno scritto perché erano dei seguaci di Cristo, erano seguaci del sapone di turno. Oh, Marco, che era il seguace di Pietro, lo seguiva nell'opera di evangelizzazione. Pietro contava un sacco di gente, gli faceva: vieni con me, seguimi anche tu, datti da fare. E la gente gli diceva sì, chi nicchiava, diceva: Apostolo Pietro, ma io verrei pure, ma tu fai tanta strada, io non ho i calzari, non ho un bastone con cui potermi reggere. Arrivava Marco e faceva: tu non ti preoccupare, noi la prossima fermata la facciamo a Roma. A Roma c'è una bancarella di un amico mio che ha dei calzari veramente comodi, cioè puoi fare i chilometri, vai tranquillo. C'ha dei bastoni da passeggio che solo lui, e come li prepara lui, non li prepara nessuno. Cioè, per cui fidate, se tu vai a prendere i calzari, a comprare i calzari là, e a comprare il bastone a quella bancarella e non ad altre, ci vedrai che ti troverai bene. E si chiamava Marco. Mo, arrivateci da soli, da Marco a Marco. E il passo è breve. Non mi fate continuare. Boys, a questo punto vi saluto, però aspetta, me la sto prendendo comoda perché mi piace, ce li faccio un pochettino. Questo, siamo agli sgoccioli. Questa è una crema. Fatta metà con quel gel idroalcolico e metà con grassi che non vi dico e non vi dirò mai. Ah, emulsionati. Oh, chiaramente vedevamo là. Primo, la miniserie è finita. Secondo, è vero che è il finale di stagione delle stronzate, non dite tante. Mo devo andare un attimo dal parroco del paese che mi dovrà dare 3.000 Padre Nostro e 3.000 Ave Maria per quanto gliene ho detto al nostro Signore. Devo stare attento a girare lontano dalle chiese per almeno una settimana che si mi pizzica. Mi fa male. Però, le sei categorie di popolo tonsore le abbiamo nominate e ci siamo divertiti un po'. Fondamentalmente ci siamo fatti, anzi, mi avete fatto compagnia durante le mie rasature. Che io ormai non ve lo dico più per niente, ma che ve lo dica fa, ma guardate sti rasoi. Ma siamo sciacattati e non ce ne frega niente. Non ci serve che ci dicano bravo. La soddisfazione è questa. Poi magari spengo il video. Oddio, 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 che come mi brucia. Non è vero. Noi ci divertiamo. Ricordiamoci sempre che questo è un hobby. Quindi è un momento di piacere, un ritaglio di tempo tra impegni di lavoro, tra impegni familiari. Per cui se hai un hobby, piamola a ride, prendiamola serenamente, prendiamola alla così come viene. Deve essere quella mezz'ora di piacere in una giornata di dovere. E chi non la prende così, campa male, campa veramente male. Io non ce l'ho con le altre categorie perché fondamentalmente mi fanno bene, mi fanno. Venite con noi, venite a giocare, venite a divertirvi. È un hobby, è un passatempo. Devi mettere il cervello a fuoco ogni tanto. No, a fuoco, scusate, ho detto avere, sono dislessico. Dovete mettere il cervello a folle ogni tanto. Spegnete tutto, mettete a folle e il cervello deve andare libero in discesa per conto suo. Basta una mezz'oretta al giorno, basta un po' di tempo. Ma basta. Detto questo, 34 minuti, quindi ne detranno 35, l'abbiamo fatta proprio grossa, l'abbiamo fatta lunga. Quindi veramente adesso vi saluto, vi ringrazio come al solito della compagnia. Vi do appuntamento per la prossima sbarbata. Qualche cosa ci avete di più la prossima volta. Ciao popolo!